La TAV è la madre di tutte le preoccupazioni. Il ministro dell'Interno d'Alessandria assicura: ci preoccuperemo del Piemonte, razionalizzeremo le forze militari a disposizione in chiave antiterroristica. Immediate le polemiche, la Valsusa e Notav insorgono, sono dichiarazioni fuori luogo. Cancellieri rettifica, la preoccupazione è legata alla realizzazione delle opere, non al terrorismo. Il problema della piazza, dice intanto il capo della polizia Manganelli, non ha nulla a che fare con il terrorismo, e gli inquirenti confermano l'attendibilità della pista anarchica sull'attentato al manager dell'Ansaldo Adinolfi. Il nucleo degli anarchici informali che ha rivendicato quell'azione è poco strutturato, ma può spingere all'azione nuove microcellule. Proteggersi dallo spontaneismo armato, da quella sfida liquida e poco organizzata, è un lavoro complicato. Si rafforza l'ipotesi della pista greca, sarebbe la ragione del salto di qualità del FA italiano, che dai pacchi bomba passa alla prima azione armata. Sospette infiltrazioni anarchiche anche nell'Università di Genova, alcuni docenti sarebbero a rischio potenziale. 30 i manager già sotto protezione, dalla Didi Finmeccanica ai vertici di Equitalia, 400-500 gli obiettivi potenziali, stima approssimativa del Viminale, che impiega già 2.500 uomini tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, e 4.000 militari. La minaccia è asimmetrica, dicono gli inquirenti, a fare la differenza sarà la qualità dell'intelligence, non le scorte armate.